Ciao a tutti ragazzi, welcome! Spariamoci 2 ore di gameplay. Poi se non avete abbastanza vi rimando alla sala giochi, che è uscita. Sembro Lugo, dice Jiden di Spec Ops The Line. Ciao, benvenuti. Sono un po' così. Umoralmente c'è un po' di così, fatti miei, quindi non sarò scemo come al solito, sarò leggermente meno scemo del solito. Ciao. Ok. Come spiegavo nella sala, la figata di questa versione definitiva è che mi ha recuperato il save che io del preview, perché alla fine è un preview completo, vedete, quindi ho già un po' di cose livellate, anche perché io poi mi ce l'ho messo con passione, quindi mi ho messo anche a, non so, frugare mini sfide, cose, insomma, rimettermi a spazzare tutto, insomma. Quando ci metti così tanto sentimento, rifare la seconda volta uguale. Ciao! Ciao Riccardo, quindi eccoci qua. Volendo, c'è una sfidina alla Mirror's Edge Rispettiva qua, ma yes. credo che si rosicherà in diretta. Grazie intanto per il retweet. Teocrazia con la K su Twitter, sono io. Vediamo se si vede. Non si vede perché mi sono messo offline anche così, su Steam. Benvenuti! Allora, vi Quelli di Raiz trovano sempre per primi i fornitori. metto i sottotitoli, ragazzi, avete ragione. Opla! Sottotitoli. Guarda che bello come ci vogliono bene i polacchi, mettono anche il field of view volendo, con anche i valori esatti, separati per verticale e orizzontale. Wow! Chapeau! Vi vogliamo bene, Polonia! Quindi sono a livello di trama, che ne so, 5 ore dopo l'inizio, diciamo, non considerando il cazzeggio. Oh, guarda questa ragazza qua. Mamma mia, come stuttera, raga. Tanto qua mettiamo un po' di corrente. Una trappolina. Ciao. Io vedete, ho la mia tuta da run, vediamo se si vede. Proprio quella, sapete, la Decathlon proprio. Tutte le cose così. Quando era a correre. Oh, mancata. Plop. Ciao, benvenuti. Sì, spacca, insomma è bello, assai. Oh, braccia di Decathlon. Oh, guarda questo, ginnasta. Oh, ragazzi, ho fatto un ma... Oh. Che male che gli ho fatto a questo. Guarda quello che si è stampato contro il ciò. Ma che meraviglia, guarda, proprio la fisica proprio. Io. Mettiamoci un attimo qua. No, Riccardo, non penso. Ciao ragazzi, benvenuti. Non lo so, vediamo un attimo come va, ragazzi. Guarda che bella atmosfera che c'è. Il vento così nei capelli, anche senza capelli. Col cappello. Il vento col cappello. Ciao a chi è arrivato adesso. Vediamo un po' cosa c'ho da fare, ragazzi. Qua sulla mia bella quest log c'ho Stuffer Turtle. Esploro la zona di quarantena. Questa qua, la zona di quarantena l'avevo fatta nel preview. Sono delle sfide anche con la classifica, dove c'è un tasso di così, difficoltà più ampio. Ci sono zombie speciali, ti fa un mazzo così, però è anche loot speciale, poi appunto va in classifica. Poi ho missioni principali completate, missioni secondarie completate, quindi ho o ammini attività, vedete, medico di famiglia, parla con Victor quando è qualcosa di nuovo per te. Facciamo questa, ragazzi, ok? Poi magari domani, siccome ci sono anche domani sera, facciamo modalità come uno zombie, vediamo un po' di coop. Ok, guardate la figata ad esempio. Fa le varie opzioni, c'è l'opzione per l'online e puoi scegliere il giocatore singolo come sto giocando io adesso. I LAN addirittura, grandi polacchi che rispettano la tradizione dei LAN party, che sono opzioni che sapete su PC, la pirateria così colla e ci hanno levato sempre di più. Poi c'è solo amici, privata e pubblica. Non capisco in realtà la differenza tra solo amici e privata, forse solo amici proprio quelli della lista Steam, credo. Pubblica, l'ho fatto appena avviato il gioco, ho già gente dentro, altri render. Continuiamo un attimo in singolo, poi magari domani sera vediamo gli altri aspetti, coop, eccetera. Tanto per non spoilerarvi troppo, purtroppo qualche missione della storia la voglio fare. È inevitabile che sennò qua si sta solo a cazzeggiare. Però intanto cominciamo. Allora, medico in famiglia, dove sta sulla mappa? Dove cazzo sta? Scusate, missioni, medico di famiglia. Parla con Victor. Victor ha il compito, forse qua dentro? Perché Victor l'avevo convinto.
Terrix, io 20 euro ce l'ho spese soltanto così a cazzeggiare. A me è un mondo aperto. Vi spiego, magari vai e c'è tipo in Far Cry altri giochi open, trovi una cosina da fare al volo che c'è una vittima che viene assalita dai briganti. Poi magari ci sono quest che sembrano facili, non facili, determinate, tipo qualcuno ti chiede mi vai a prendere una pistola in farmacia, poi scopri che la pistola è sparita, quindi c'è un'altra traccia. Sono quest anche tra virgolette dinamiche, C'è no? parecchio da fare alla torre. Ecco, c'è Spero che parecchio da troverai il fare. tempo di Ci dare sono un'occhiata alla minigiochi, torre. sfide. Se avessimo più trappole in Sì, città, doppio la vita calcio. Non sarebbe so più se. Ma semplice. tu a Chuck Norris dici l'uscire Uromawashi, cioè il coso girato? Due volte? Quello Vieni, ho un'offerta speciale per te. no. Tanto. Mamma mia, no, cioè proprio così. Dov'è Victor? Parla ancora con Victor quando ha qualcosa. Ah, quando ha qualcosa di nuovo. Quindi niente, raga, andiamo a farci la cosa. Andiamo a farci una bella missione principale. Ciao, benvenuti ragazzi. La 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 la. Ah, qui mi sono impratichito un po' col crafting, mi sono fatto delle cosine. Fiamma dello chef, ad esempio, mi manca roba. Anzi, facciamo una cosa, andiamo un attimo dal venditore che compro cosine per craftare. Così tiriamo fuori qualche arma speciale, via. Opla. La gente conta sul tuo aiuto. La gente Puoi mormora. startene lì fermo a gingillarti. No, Fai tranquillo. qualcosa. Vediamo ad esempio per qualche ricettina, qua ad esempio cosa manca? Lo spray per fare la fiamma dello chef. Regina Punk, sempre lo spray, caspita. Ah, questo, il conestabile. Mi piace chiamarla il conestabile. È un po' come se Nikola Tesla fosse uno sceriffo. Vabbè, sono belle anche le descrizioni, no? Revelations 2 mi chiede del Dr. Wu, non l'ho manco seguito. Penso che ho rimesso su Resident Evil HD Edition, io non sono molto per i remaster, sinceramente, però caspita, che bello, che Rebirth è un gran titolo, veramente, il mio preferito insieme a Metroid Prime per il cubo, e quello è veramente come si fa, tra virgolette, remastered, altro che cazzata di mettere a 1080p qualcosa di vecchio e ciao, quello è un lavoro da maestri, da signori, veramente, grande Mikami, grande Resident Evil Rebirth. No, anche con giocatori casuali, Hiking, lo stavo facendo vedere prima, guarda, te lo faccio rivedere. Per la coop mi chiede Hiking se posso farla solo con gli amici. No, vedete, guardate quante opzioni abbiamo. Giocatore in singolo, nessuno viene a romperti il frutto. In LAN, addirittura, solo amici, privata o pubblica. Un fiore. Allora, ragazzi, mi serve lo spray, va? Ne compro un po', se ce l'ha. Scusi, è dello spray, sì. 40 dollari. Mazza. No, solo uno ne hai? E io? C'ho 8.000 dollari però, mi compro anche il pronto soccorso? Ma comprane due, comprali tutti. Vediamo cosa. Allora, intanto mi crafto la fiamma dello chef, no, Regina Punk alla spranga. E il manganello. Bacio inglese. Allora, scusi, ha una spranga a manganello? Non ce li ha! Non ce li ha! Me li devo trovare. Boh, vendiamo qualcosa allora. Vendi, martello mazza. Il caffè purtroppo in sto mondo non serve, le sigarette idem. Potenziamenti armi assassino. Buon. Andiamo. Raissa vede tutto. Intanto ragazzi, si avvicina la notte. Ancora un attimino di menu, così vediamo. Allora, sì, dai, c'ho 8, no, pistola, non serve a nulla. Mazza da cricket, va bene. Qua è vuoto, non c'ho shuriken, non c'ho nulla. Me l'ho costruito le granatine prima. Vediamo se posso farle ancora. Vediamo progetti. Sotto. Ah, granata shrapnel, cazzo, ma come quella di Wolfenstein, come i proiettili shrapnel di Wolfenstein. Ciao, benvenuto a gli appena arrivati. I nuovi arrivati. Oh. Vedete, le armi hanno anche un fattore di usura. Mi chiedeva il doppio calcio volante. Ok, rubiamo i morti, veramente, con poca etica. Il coltello chiave, dice Axel. Wow, guardate che bello, però, molto immersivo. Non è niente di originale come ambientazione, però neanche come effetti luce, così, però sempre bello. La ragazza che
Opla. Io ragazzi mi spiccio qua che sennò fa notte e manco arrivo all'obiettivo. Zombie. Questo lo spacca ossa, vedete? La radiografia, gli ho rotto una gamba, quindi adesso lui può solo strisciare verso di me. Guardate. Plop. La 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 la. Cos'è che c'è? Gas infiammabile. Sì. Ovviamente pericoloso, ci vado subito. Cosa succede qua? Vediamo. Non si gira? No. Peccato. Quanto dura il live stream, mi chiede Fenomeno? 75? Dura 2 ore, fino alle 11 di sera. Quanto dura il gioco? Non lo so. Lo devo recensire, sto giocando in diretta praticamente. Ho sbloccato un punto agilità intanto, ragazzi, vediamo. Colpo posteriore. Non lo so ancora, è in corso. Non c'è arrivato nessun codice in anticipo, purtroppo, quindi non posso offrirvi una recensione così il day one. Io le recensioni voglio fare bene, quindi voglio finirmelo, voglio provare la coppia e gli altri feature e poi darvi la mia opinione. Allora, colpo posteriore. Cos'è questa cosa qua? Il pugnazzo. Fuga! E questo? Presa brutale. I nemici spinti con la presa sono messi al tappeto e quindi vulnerabili alle mosse finali. Questa ci piace. Se no questa cosa qua, il cerchietto dell'occhio, cos'è? Questo non mi interessa, sinceramente. Scavalca a terra. Benissimo. Dai. Siamo quasi pieni con l'agilità, ragazzi. Figata. Poi l'ultima abilità è quella del runner perfetto, tra virgolette. Santo Giuda. Che vi permette di non stancarvi. E quindi avere un momentum virtualmente infinito, come quando siete bravi in Mirror's Edge. Tanto scusate, un kit di pronto soccorso. Mannaggia. Salve. Lo spatasciamento radiografico. Provviste domestiche. Pezzi di metallo. Qua cestino della nonna. Oh, uno snack. Questi li consuma lui in diretta subito se è carente di energia. Vedete gli appoggini per attutire le cadute. Ok. Il nostro obiettivo ci dice la mappa che è qua in alto. Bene. Su questo ponte, credo. Ciao Luca. Io solitamente sono un tipo che gioca molto col mouse e tastiera. E così giochi di abilità. Poi con lo sguardo, magari mentre salto, così figurati con mouse all the way. Solo che me l'ho sparato quelle 20 ore lì sul coso. Col preview che non c'aveva i controlli riconfigurabili ancora con mouse e tastiera. Mi sono abituato al pad, sto continuando col pad. Poi pian piano che approfondisco il review, proverò sicuramente anche mouse e tastiera, vedere se funziona bene. Guardate che cosa. Instagram. Way Crane. Parla. Ho visto Race, non sì, c'è. Sì, sembra bello Ivan, Ivan Miralli. Tipo è pazzo. Da politico implacabile è diventato. Daniele, sì, sono quelli di Dead Island. Però sembra è diverso, secondo me. Che lavori per noi? No. Crede che io sia uno della torre. Mi sta facendo fare i salti mortali per ottenere un po' di antizin. Ricevuto. Continua a fare ciò che ti chiede. Ricordati che ci serve quel file. Fantastico. Tanto ringrazio Dario Vasili, Alessandro Maleggeri, Frederick per il retweet. Ok. Ho liberato qualcosa, raga? No. Trovo un'antenna di telecomunicazione. Si sta facendo notte. Allora, Fenomeno mi chiede, meglio col joypad o mouse e tastiera? Allora, Fenomeno, io sono bravissimo con mouse e tastiera. Cioè, ho un mouse a 10 tasti, so attivare gli hotkey, dove me ne dispongo io, insomma, sono skillato. Alla luce di questo, solitamente in certo tipo di giochi, mi trovo meglio col coso. Mi trovo bene con tutte e due, ma preferisco la versatilità di mouse e tastiera. Mo sto giocando col pad. Sarebbe a vantaggio di tutti, non solo. Wow, guardatela. Un incendio. Comunque il re deve controllare il suo regno. Sto giocando col pad perché appunto nel preview era sostanzialmente l'unica opzione viabile, anche che c'era un mouse multiple orrendo. Non potevi configurarti niente con la tastiera, eccetera. E così, a posto di reimparare poi stasera non essere capace, magari sapete, mo sto con mouse e tastiera, guarda. Dovrai accenderla. Deve esserci un interruttore nella casetta alla base della. Julian!
torno al pad, scusate, perché sennò, ecco, se manco dove mi sono messo gli attacchi. Vieni, vieni, sotto. Swinga. Wow, spettacolo, eh. Romero Man. Benvenuto. Mi sono distratto, scusate. Benvenuto, Gigi. Sembra buono il doppiaggio anche a me, Riccardo. Riccardo Pix pensa che il doppiaggio sia buono, anche secondo me. Ciao Schillo, sì, il Milan lo tifiamo tutti, pure nei tempi di disgrazia come questi. Intanto è notte, allegria. Vedete, quando morite partite dai rifugi che dovete ribellarvi, oppure sono rifugi legati alla storia. Vediamo se questo mi vende qualcosa, no? Non c'è un venditore in sto rifugio, no? Figurati. Guardate qua, pitturati, un po' la Brink. Salve. A posto? Fa una piega questo. Sì, proprio la pesantezza è resa molto bene in sto gioco. Mandate una botta quello. Allora, niente da lottare, torniamo. Accendi l'antenna. Io però prima, vediamo che razza di armi c'ho. Questo, figurati, tubo modificato è rotto. Vabbè. Sorridiamo, è notte. Vai Cray, non ti arrampichi sopra il palo, no? Allora usciamoli qua, via. Il meteo sì, è dinamico, come ci dice anche Volrat. Ok, capriolina. Wata! E andiamo. Andiamo di qua, via. Notte mi piace tantissimo, che è veramente la notte nera. Guardate. Vabbè, lì c'è... però vedete, è nera, cioè, quindi, insomma... fa paura. Non vi... verosimilmente, vedete, non vi consente bene di orientarvi. Oppure, se volete accendervi la cosa... la luce, siete più esposti, no? Cenerentola, sono le 9 di sera. Punti di agilità e forza vengono raddoppiati, come vi ho già spiegato altre volte. Com'era, scusate, quella sorta di modalità ascolto? Che a me non l'ho usato in così, la Stovask mi piaceva senza. Però, allora, vediamo un po'. Qui, che è un gioco tridimensionale, cioè più open, eccetera, può aiutare. Prospetto controller. Ma scusate, umano, zombie, ok. Ah, spirito di sopravvivenza con la A. Bene. Benvenuti, ragazzi. Oh, vedete, potete guardarvi attorno e sondare se sono zombie pericolosi. Tipo quelli, ecco. No, 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 lasciami stare, che sennò quello si insospettisce, sono cazzi. Eccola. Tanto vado ad accendere la luce a sto punto. Ragazzi, c'ho paura, quello non sono mai riuscito a ammazzarlo. Oh! Guardate le mani di terrore. Sono incastrato, terrore puro. Mamma mia. Via. Ce la puoi fare, fratello. Ce la puoi fare. Sì, c'erano con me. Non mi trova. Mannaggia, certo che mi trovano, sti maledetti. No! Ragazzi, c'ho una paura che vogliono... Avete visto come funziona la notte? Guarda, la notte è bellissima. Proprio un cambio di registro allucinante. Continuiamo. Bello, bello, veramente. La notte è survivalone. Wow. Ah, sei sempre tu? Brofisto, me lo fai? Calcio? Ah no, solo in rifugio, niente violenza. Vabbè, allora io me ne vado. Col suo permesso, scusi, me ne posso andare. Opla. Volendo, io, essendo in un rifugio, posso dormire e aspettare il giorno, eh? Botte di stuttering, scusate, perché sto anche streamando. Un gioco abbastanza intenso a livello CPU. Secondo me anche, c'è anche dei colli bottiglie a livello di performance. Ma vabbè. No! Mi sono distratto, ragazzi. Ho paura. Oh,
La chat non lo guardare, perché sennò... Un altro! Mi sta saltando addosso! C'ho troppo paura, c'ho paurissimo. Via, via. Volendo, li possiamo... Loro secondo me hanno paura della luce. Eh sì, è bello. Mazzazel l'ha già comprato. Sì, Krugen, questi mostri qua non sono particolarmente originali, neanche insomma succhia sangue, ciuccia cosa, robacce, insomma, già viste altre volte, però insomma, sono animati bene, soprattutto sono dei gran figli di put. Sì, sto giocando su PC. Predark. Guarda che bello anche sto fatto un po' di fuliggine, un po' di... Non è un engine straordinario, però insomma, le sue cose le fa benino. Sentite i maledetti. Poi la notte per aiutarti puoi usare... A proposito, craftiamo un attimo, va, progetti... Robetta... Shrapnel. Congelanti, mi fa abbi con le shrapnel. Stick bomb. Ah, mi manca l'alga subacquea. Si può anche nuotare in sto gioco. Inventario. Minchia, ragazzi, non c'ho niente per distrarli. Caspiterina. Mortaretti. Ci sono tante cosine per insomma distrarli, ma io non c'ho nulla. Quella pistola, prima che mi suggerite, è scarica. Purtroppo. Ah, me ne ha già messo in inventario, scusate, perdono. Già... vabbè, ma... Cameriere, arbitro, c'è un uomo nudo che mi ha mozzicato di notte. Io stavo seltando così, per i fatti miei. Sentite che fiatella che c'ha quello, ragazzi. La notte, secondo me, è terrificante. Poi guarda com'è Moody, bellissimo lì. Bello. Così, appartamenti incendiati. Una poetica così urbana. Sara Ide mi chiede, allora, l'ora della domanda seria. Ho visto che l'albero della skill è abbastanza pieno, però se comunque all'inizio ci sarà, più avanti possibilità di riuscire a uccidere i zombie di notte o saranno sempre ostili? No, credo che si potrà. E comunque, Sara, sai cosa? Sono parecchio, come si dice, skillato, perché ho importato il mio save del preview in cui ho cazzeggiato tanto. A me, se giochi qua, se mi piacciono, cazzeggio. Cioè, mi piace giocarli. Oh, guarda, c'è un'attività. Oh, guarda, la missione secondaria. Oh, guarda, c'è una sfidina. Però, secondo me, sono abbastanza intelligenti. Vi faccio vedere. Qua, abilità, perché? Perché allora, come in un Elder Scrolls di quelli recenti, più ad esempio fate robe agili e più sbloccate punti esperienza per poi guadagnare un punto abilità per l'agilità. Più fate ammazzate e più sbloccate punti esperienza per sbloccare quello che volete, e invece il grado di sopravvivenza dipende dalle quest. Lo potete farmare questo, xpare, soltanto con le quest. Quindi insomma, ci cerca di mantenere un certo bilanciamento, nel senso che magari non vi rende troppo overpowered. E comunque, al di là che comunque sia streamando e giocando o parlando così, non sei concentrato come quando giocheresti da solo. Ma io sono abbastanza esperienziato in sto gioco, abbastanza livellato, eppure problemi ne ho. Vedete, muoio. Quindi secondo me è bilanciato, non c'è quel rischio che magari è troppo potente. Benvenuto a chi è appena arrivato, io mi distraggo, porco Giuda. Dai, ma vi odio. Fanculo. Il rampino è fra un po', credo. Ah. C'è un attimo, sì, raga, che sennò qua sta noce. Più che altro vorrei qualcosa per distrarre. Oh, raccogliamo. Tubo del gas. Mi sembra strano che questo rifugio qua non abbia negozianti. Che almeno, boh, provo a comprare mortaretti, cose per distrarre. Niente, vabbè. Bella, ragazzi, fate buona guardia. Bella. E non giocate da K1Z1. Vale, scherzo, sta migliorando il gioco. Bellissimo. Era dall'altra parte. E poi volendo, guardate,
Cioè, ci sono tante possibilità, posso andare pianissimo, oppure ad esempio mappa. Allora, il mio obiettivo è lì. Ho la sfiga che non ho rifugi, vedete quelle case rosse? Sono rifugi potenzialmente liberabili, che magari faccio delle tappe lì e posso tirare il fiato dagli inseguimenti. Non me li sono ancora sbloccati quelli lì sopra. Quindi insomma, c'è anche questa componente, tra virgolette, strategica. Quello è un airdrop, magari dopo ne facciamo uno, già ho fatto un altro long play. Mamma mia. È la fregatura che... Se la sono pensata bene, perché ad esempio quel mostro lì ha però dei raggi ultravioletti, lo zombie normale no, per dire. Vedete che continua a seguirmi? Quindi ad esempio magari mi creo una trappola di luce dove riesco a tenere lontani i cattivoni, però gli zombie normali vengono sotto. Guarda che sono cose veramente brava Techland, che insomma fuori fa giochi con gli zombie, hai acquistato un know-how e che hai dei paletti molto giocabili, molto sensati, secondo me. Vediamo. Qua c'è tipo un muraglione, devo uscire dall'altra parte. Devo farmi una montagnetta. Poi vedete anche qua bilanciamento, non è un cheat, sta sorta di modalità ascolto. In realtà potrebbe essere più simile a quella di The Witcher, vi ricordate quando fu. Per scovare cose vicine. Perché non visualizza i zombie normali. Visualizza solo quelli lì, cattivissimi, oppure quelli che hanno la rabbia. Pausa che recupero un po' di chat. Super Bazinga mi chiede se ho ottimizzato bene per PC. Io non sono molto contento delle performance. Io ho, solito, i 5 2500K overclockata a 4.4 GHz, a 970 overclockata della MSI. Bah, a me in esterna a volte va anche a 45 fotogrammi non giustificati, cioè per quello che mette a schermo, boh, ha qualche collo di bottiglia secondo me. L'ho limato benissimo, secondo me. E alla fine poi come performance è rimasto uguale al coso, al preview, di cui ho descritto in dettaglio poi nel provato tutte le mie impressioni tecniche. Ma non mi aspettavo miracoli, sinceramente, cioè tante altre volte. Wow. Appena fatto così, una schivata, uno zombie che manco ho visto. No, non puoi avermi visto, gioia. Ma quanto ti sto odiando? Vedete, loro hanno paura. Ah. Sono stufato. Quanto la devo far pagare, maledetti zombacci, maledetti mostraci, anzi, magari fossero zombie. Let's go. Vedo nulla. Ok. Allora, in interna che ne so, gigantone a me fa, boh, 90 fps, cosa del genere. In esterna fa 65, 70, a volte poi va verso i 45 e a me sono solo quelli di bottiglia, CPU bound, dovuti alla CPU, l'utilizzo della CPU. Questa è la mia impressione. Veramente, vedete, uno si deve anche preparare la notte, si predispone trappole, si magari appunto si sblocca qualche altro rifugio. Questa è una zona che non ho esplorato. Infatti, così ci sono le case di Shenmue Duli che brucia. Opla! Bravo, stai girato tu. Sperando ci siano zombies normali che... No, 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 non stai guardando me, vero? Ok. Stai guardando me. Torcia UV. Ok. Quello sta venendo verso di me. Dai, molto d'atmosfera, ragazzi, non trovate? Sono molto belle queste silhouette nere. Io come al solito sono stupido che leggo la chat proprio nei momenti, sapete, di sbattimento. Questo, vabbè, questo è un halo, un effetto così ottico, veramente banale, un po' anche brutto da vedere qua come non ha fatto.
Mamma mia, ma Zinga Z è pure... Oh, cazzo. No, non... Oh, raggio V e battere... No, 75 metri, ragazzi, non ce la farò mai. Dai, che forse ce la faccio, 45 metri. Ma Zinga Z, aiuto. La cosa peggio è che l'obiettivo è qua, raga, però devo combattere, non è che c'è un rifugio magari come in altre situazioni. Forse l'ho seminati, forse l'ho seminati. Inseguimento schivato, mi becco anche dei bei punti. Ok. Dai che sta anche andando via la notte. Mamma mia, me li sento addosso io. Wow. È bella l'atmosfera, è vero, Crazy Max? Io poi ne ho provato, ho mosso dei paragoni che magari per qualcuno saranno azzardati, ma sono veri. Ok, è scappata la notte, vedete, se ne vanno loro. Scappano, non so dove vanno, loro tombe, credo. Alla True Blood magari se ne vanno. E intanto noi combattiamo. Ciao ragazzi! Mamma mia, se spacco tutti, che c'è una frustrazione addosso dopo tutte le botte che ho preso di notte. Almeno voi vi posso ammazzare. Per sempre. O come dicono in Z Nation, davvi la grazia. Scabo! Vieni qua, vieni, vieni, spacco tutto, non c'ho paura di te. Questa l'ho pizzata perché c'ho... Ah, guardate. Salve, lei, come sta? Abbiamo arma. Vieni, vieni, vieni! Finito la stamina, quindi vedete, ci vuole anche un po' di... t'arrabbi, eh? Ma la pesantezza si sente, raga. Au! C'è 99 ancora di energia, ce la posso fare. Dai, Mazinga Z, vieni qua. Ciao, bello. Mo ti frugo pure. Che c'hai? Ah, 69 dollari. Questa me la tengo io. Barra pesante, anzi, me l'equipaggio pure. Minchia. Guardate come si ciuccia subito la stamina questa cosa. Ok. Benissimo. Oh, aspetta che mi sfogo un attimo con questi. Così, sono frustrato, ve l'ho detto. Poi parliamo. Mamma mia, come l'ho spatusciato! Tra l'altro io avevo sbloccato. Avevo sbloccato un falcetto con cui tagliavo anche le membra ai zombies. Vediamo? No? Vabbè, allora scusa, bellezza. Stai un attimo lì e poi. Sì, ho la fibra, Crazy Max. Grazie per i complimenti, fa tutto la fibra. No, Krugen, ce ne sono molti di più di zombie. C'è anche uno esplosivo, c'è uno scusa che lancia tipo un boomer, no? Quello di Left 4 Dead. Puh, puh. Ce ne sono. E poi ne ho visti altri anche nei video dei developer. Non sono solo tre tipi di zombie, hai voglia. Apri. Che bella la musichetta, credo. Che accidenti! Oh my god! Avete visto? Urlo perché questo stronzo di infetto con le budella che gli pendono dalla bocca mi ha sputato addosso del muco tossico e puzzolente! Non posso biasimarti. Sei morto? Cioè, sei rimorto, dico. Questo l'avevo incontrato in realtà anche fuori da questa scenetta, in un'altra missione. Senza questo... Ok, dicevamo, apriamo. Ciao, Dark City. Sorpresa. Ragazzi, dai. Vedete, non sono da sottovalutare. Però, voi... Non dovete... Plop, plop, un rumore di legno che spacca i cervelli. Guardate che roba!
Mamma mia. Splash, splash, splash. Bellissimo. È ugualissimo il panzaro, eh? Che dice uguale cosa. H1Z1. Benissimo, sono qua. Attiviamo l'antenna come da missione. Esatto. Ora la corrente c'è, porco cazzo. Molto bene. Chi mi accusa di essere volgare? È il videogioco che è volgare. Che poi che hai due parolacce, oh. Cioè, molto. L'educazione è un'altra cosa. Sai mica sta roba qua, l'educazione. Una parolaccia. Piacere, va. Allora, cerca il trasmettitore dell'antenna. Benissimo. Oh, un po' d'arrampicamento, un po' Far Cry. Solo che qua il sistema di movimento, secondo me, è molto meglio. Più fisico, più vero, tra virgolette. Ma qua c'è delle cose, a volte con gli hotspot, che non mi piacciono proprio. Cioè, che fa dei salti predeterminati, così orribili. That's it, mi chiede che piattaforma è PC. Gli sembra meno wow. Questa, il fatto del downgrade, vero o presunto che sia, me lo voglio tenere per la recensione. Perché io ho già una mia idea, ce me la so fatta. Oh, scusate, continuo a distarmi. Poi me la tiro, cioè magari la faccio aspettare questa recensione. No, è il fatto che veramente lo sto giocando da stamattina, praticamente. E quindi, insomma. Qua? Bravo. Qua no? Ah sì, anche qua fai il gattino, fai? No. Ma testo? Come fisico. Allora vai su di qua. Io ho anche la biancona, ragazzi, PlayStation 4. Oh, guarda che vista. Instagram. Sky porn, cloud porn su Instagram. Poi io adoro queste musiche così, veramente. Devo far calare la scaletta? Vediamo. Ah no, pure mi arrampico così, vediamo. Salta Johnny, niente. Sicuramente devo andare là sopra, come mi suggerisce anche la mappetta. Vediamo. Non è che devo far calare la scala. Ah no, basta, solo arrampicamento, via. Prima non l'ha fatto il mio caro amico Crane. Ok, altro giro di loot? No, non c'è nulla. Allora, continuiamo ad arrampicarci. No, raga. Porco Giuda. Mi sono. Scusate, mi distacco a leggere la chat. Tanti che si stanno lamentando, come dice Glorfind. Porco Giuda. Che gira male. Su Steam si sta lamentando. Vedete, non ho sbloccato alcun. Come dire. Rifugio tra me e l'obiettivo. E quindi tocca ricominciare da qua. Che a me sta bene comunque. È nelle regole del gioco, anzi, mi diverto. Però tenetene conto, insomma, di gestirvi un po' il viaggetto. Quindi allora, missioni, sono sempre patto con la IS, benissimo. A me l'obiettivo, che è qua. Allora, sapete che vi dico, vado a puntarmi questo qua, prima. Così vado a prendermi questo, come si dice ragazzi, questo rifugio. Oh, è in caso di sfighe. Vabbè. Guarda come l'ha piegato. Margheritine qua. Ah, si raccolgono i fiori, i funghi fluorescenti. Figata. Anche qua allora, dai, anche. Ancora. Bellissimo, ragazzi, che volo la Madonna che ho fatto. E vabbè. Qui. Questa azione. Il servizio, se volete, è una rustichella. Hello, c'è qualcuno qua? Posso lottare? Salve, bella cera, eh. Oh. Qua la candeggina, se vogliamo lavare. Può chiarti un oggetto nuovo? Ma va? Mazza quanta roba. Però ho sempre, vedete, delle mancanze sottolineate lì in rosso. Aspetta, peggio per te. Ascia una mano. Creiamola subito. La peggio per te. Carica il tuo colpo migliore e goditi lo spettacolo di spruzzi di sangue. Ti avverto, saranno tanti spruzzi. Figata. Quindi inventario. Apposta la barra pesante. Vediamo, l'accetta. Chiamata anche peggio per te. Eccola, la peggio per te. Qua qualcuno ha mangiato da McDonald's il cervello? Oh, lame. Tutto quanto, tutto il brodo fa crafting. Oh, cornetti, niente. Cucciolone, ce l'ha? Calippo? No, vabbè, andiamo di qua. Il rampino, ragazzi, credo che si sblocchi più avanti. Wow, wow.
Ecco, vedete, mi avverte il gioco. Sei vicino a un rifugio riattivo. Cioè, inattivo. Bisogna prima renderlo sicuro. Bonificarlo, tra virgolette. Un termine orribile. Guarda quanto presa. Fa molto kung fu. La botta distrutta, Link, mannaggia cazzo. Questo è un campetto alla brasiliana. Maledetto! Ho sentito che avevi da dietro, non ti devi lamentare. Fighissimo, fighissimo. Come tutti i rifugi conviene chiudere la porta. Direi che ci siamo. Scusi signora, così. Lei è la sua amica, abbiamo finito i posti. Tanto scusate, io ho la cleptomania. Signoria, non la tocco con malizia. Questa tanto ha preso così il pacchettino per i narcotrafficanti. Allora, qua abbiamo assicurato, dobbiamo attivare la corrente, così questo diventa un rifugio a tutti gli effetti. Lo sta... Oh, lo sta! La corrente? Scusate, il pannello della corrente, solitamente tutti i rifugi hanno. Eccolo qua. LOL, Logano City mi chiede se mi manca sniper. Ghost Warrior, LOL. Ok, quindi ragazzi, avete visto? Prossima volta, se fallisco la missione dell'antenna, almeno riparto da qua. Qua volendo posso aspettare la notte, no? Grazie, che ho già preso troppi schiaffi. Cosa ne so se... Ah, qua vedete, potete stipare le cose. Ma io quindi c'ho lo scudo. Vediamo un attimo. Ecco, perché me l'ho sbloccato l'abilità dello scudo, il costo di progettarmi uno scudo. Dove sta? Dove sta? Scudo, ne ho tre. Me lo creo? Che figata, che è quello con cui usa la sala giochi. Vediamo inventario. No, ho sbagliato. Ah, sono in rifugio, non posso usare le armi. Ok. Hold your weapon. Che figata, ragazzi, lo scudo. Vediamo cosa succede. Questo è ignifugo, vediamo altri tipi di zombie. E anche puzzolente a quanto pare. Qua mi svolta la vita, mi svolta, ragazzi. Scusi, piedi sporchi. Mamma mia, come l'ho lacerata. Tanto qua. Ok, non c'è nessuno, posso mettermi a lockpick. Io ho un'idea perché è stato rimandato, ma non posso dirla. Mi spiace, non voglio fare il prezioso. C'è un motivo, secondo me ragionevole. Però così. Mi spiace perché ci è rimasto così. Perché giustamente lo si aspettava, mannaggia. Però se è veramente quello che mi hanno detto, è ragionevolissimo, ragazzi. Boh, ma magari un giorno sarà pubblica sta cosa. O magari lo è già, però io non la voglio dire. Voglio tagliare la fiducia di chi me l'ha rivelato. Oh, ragazzi. Guardate che figata, sudo, sudo. Faccio lo scemo. Faccio lo scemo. Sì, si può disattivare Siegfried. Allora, io però il buffone lo devo fare, che a me piace sempre un po' così. Quindi scudo magari. Wow, è tutto elettrificato qua. Mamma mia. Ma guarda che è sempre una sorpresa sto gioco. Wop. Let's go.
Faccio lo scemo, faccio, dai, metti a fare il buffone, avrò saputo sulla cosa adesso, scusate, raga. Guarda qua il parkour. Grande Polonia. Poi lo mangio intanto, davvero zombie, scusi. Non resisto, un calcio al volo così in tuffo, è per il pubblico. Raus. Ok. Ok. Manolo, Sector. Manolo, però... Oh, guarda che sei forte. Ok. No, non si può guidare. Mi chiede W se si può guidare. No, credo proprio di no. The Dylan si poteva, credo, a un certo punto. Io ho dei flash. L'ho giocato, ho finito. Ma cazzo, basta, boh, 3 anni. C'era mica dei momenti in cui andavi in una foresta con la cosa, con la macchina, pure lasciavi giù. Parlo del primo, sono giocato il primo, come ho sempre detto io, di Dead Island. Mi è anche piaciuto, nonostante i difetti, che non è un gioco perfetto o è ottimo. Ha un sacco di difetti, però un gioco che, insomma, fa il suo, diverte, eccetera, eccetera. Non è che tutti i giochi, a uno può piacere un gioco solo se è tutto a posto, dice, ah, mentalmente è un gioco da 9. Ma quando mai? Anzi, il videogioco è bello, anche perché spesso ci divertiamo con cose così di poco conto, tra virgolette. Come cazzo ho fatto prima? Ah, qua così. Dai, ho fatto prima. Bravo, vai Crane. Mettiti gli occhiali da sole magari. Tanto qua mi sto perdendo l'ennesimo. Dai, di qua Crane, si è visto, dai. Go. Go. Vedete, volendo potete saltecchiare oppure aspettare che lui gli arru... Non... Ragazzi, sono in super bilico. Salta bene. Sì, le musiche sono molto belle, Riccardo. Chi è che ha visto Il giorno degli zombie di Romero? A me ricorda molto questo contrasto un po', come dire, tropicale, tra virgolette. Lì era Miami, credo, comunque Florida. Meno male, ci può stare, dai. Come situation è questa synth anni 80, un po' molto bello. E ancora più so... Vertigine, ragazzi, eh. Wow. Vediamo come fare. Ok. E saluti. Ha smesso di cadere adesso, ragazzi. È altissimo, è altissimo. No, Logano City chiede se la mappa è tutta sbloccata. No, questa è solo una prima zona. Poi c'è sicuramente la zona quella tutta con i palazzi più alti, modello Arabia. Quindi insomma non è tutto qua. Questa è la prima parte. Si vede che a un certo punto con la storia mi diranno, guarda, vai lì. Allora, dovrei essere arrivato, no? Dammi... Ok, un tasto per interagire. Bella domanda. Mazzazel si chiede come è arrivato... Karim, qualcuno ha rubato i pezzi dell'impianto. È lo zombie. Non posso accendere un bel niente. Merda, proprio come temevo. Raggiungi la prossima antenna. Non è molto lontana da dove ti trovi. Spostati con il cavo sospeso. Vai a est e la vedrai. Cavo sospeso. Batman. No, la cop, Lollo Sim mi chiede, giochiamo domani un po' di coppia. Io appena l'avevo avviato questo definitivo. Oh, aspettate qualcuno ad aiutare, mi sa. No. Vedete, si aiuta gente a random, si guadagnano XP, cosine. Stai invece così. Mamma mia che roba, scusa, lutto. Stai fermo. Sapete che mi sa che rispetto alle versioni... Che faccio se nemmeno il secondo trasmettitore funziona? La domanda che devi porti è: cosa mi farà Raiz se lo deluderò? E la risposta giusta sarebbe: mi ucciderà. Sapete che mi sa che hanno cambiato il timing? Vi ricordate quando chi ha seguito l'on play con me? Che facevo la scavalcata e poi
Andavo giù di mazzata al volo. Io ce l'ho sempre quell'abilità sbloccata, ma non mi viene mai. È cambiato il timing, sa, me la devo rimparare. Questa mossa qua, guardate, non mi viene più. Oh, e l'ho fatta 500.000 volte. Dovrebbe essere attacco aereo. Per eseguire, tieni... Eseguire premi, tieni premuto questo in volo. Richiede una mano, come questa accetta qua, chiaramente. Questa. Scusate, eh. R-trigger è questo, right trigger. Tanto qua siamo ai bordi del mondo. Ti sudano i piedi per l'altezza, dice Penelope Pertra. Scusa se pronuncio male il nome, perché è scritto in un verde che io con la mia miopia non riesco. Da quale non riesco. Oh, salve, lei è arrivato dalla Luna? O da Marte? Povero, mi fa pena quando si lamenta così. Sigarette. Ah, questo ecco perché è così, perché fumava. Vabbè. Vedete, allora, io mi arrampico. Oh, è cambiato il timing, non riesco più a fare la mossa lì. Beh. Qua una stutterata, non crasharmi. Ok. Mi sto anche stremando, insomma, quindi più pesante del dovuto. Ah, una stutterata ancora. Stava caricando una nuova zona. Là. Ancora mi stutterà. Zalo si mi chiede come funziona il sistema di abilità. Gli ho spiegato tipo 75 volte, fra un po' lo rispiego ancora, vi aspettiamo ancora. E vedi, non me lo fa. Vi ricordate che spatasciavo tutto nella cosa, anche con la palla militare era fichissimo. Allora, scusate, stutterata. Cambiamola prima che la danneggio questa parte. Mi ho tagliato le mani! Oh, non lo fa più. Devo indagare meglio sto fatto, perché era molto utile quella mossa lì. E qui? Wow. Ma pensate che posto. Salve signorina. Un po' così, un po'... La vedo un po' svampita, eh? Big Boss mi chiede quanto è grande la mappa. Questa è solo la prima zona, te la faccio vedere. Così. Non è proprio grandissima, ma è molto densa. C'è tanto da fare. Qua c'è una sfida sopravvivenza. Scusate un attimo, che ore sono? Vediamo quanto tempo abbiamo. Più di un'ora. Allora ce la facciamo. Andiamo intanto a sbloccare questa antenna, va. Poi facciamo magari la sfida sopravvivenza. Mamma mia, che bella musica. Ciao Panzaro! Karim, sono alla seconda antenna. Il recinto è elettrificato. Credo che ci sia qualcuno dentro. Deve essere Alexei e forse c'è anche Christoph, suo figlio. Sono due seccatori. Non perdere troppo tempo con loro. Devi entrare e accendere quel trasmettitore. Oh, salve! Bella giornata. Anche il pestone non mi viene più. Il pestone per finirli. Dovrei averlo sbloccato con l'abilità. Ma tanto vogliamo il baule della nonna. Bella domanda, Crix. Sì, ho l'impressione che si resettino, perché delle volte ripasso e ritrovo roba. Però non so il quanto, sinceramente. Sì, però ho notato, sì, sicuro si resettano. Ho notato sto fatto. Meno male, anche perché sennò dopo un po' che magari, sai, dopo qualche ora, se tutto il mondo ce l'hai a secco. Allora, qui, essendo elettricizzato, noi facciamo un bel salto qua e ci pigliamo la scossa. Proviamoci. Ah no. Proviamo un altro stare. Anche il pestone, raga, dovrebbe uscirmi il prompt del comando. Oh. Bellissimo, bellissimo. Non è rimasto niente a lottare però. E a tirare i zombie. Questa è una figata, eh? Più in alto c'è un trampolino, via.
Guardate che level design, ragazzi, ma è bello o non è bello sto gioco? Di cosa stiamo parlando? Dimmi, mi chiedono Claudio, stai con una 780, lo gioco a palla o no? Sì, lo giochi bene, ma non, secondo me non è ottimizzato bene. Non è una cacca, secondo me, come ottimizzazione, però ha dei colli di bottiglia. Come la beta. Cioè, scusate, come l'alfa. Eh sì, buonanotte, come il preview. Non ce la faccio. Allora, vediamo un po' scaletta. Musica eccezionale. Brava Techland, c'hai gusto. È proprio quel fatto lì. Sinta. Meno male che l'ha bozzata la micro cioè che non si arrampicava di merda. Devo trovare un modo. Qua? Ah, col palo si muove. Mamma mia, sentivo pulsore a picco. E we go. Niente da lottare, eh? Ho un progetto, ho imparato fuori campo. Fuori campo mi sa tanto di mazza da baseball. Vediamo. Progetto fuori campo. Lanciafiamme. Dove caspita sta fuori campo? Scusate, eccolo qua. Tranquillo, nessuno chiamerà una palla in foul. Speriamo. Cosa scegliamo di modificare? Tubo del gas? Martello mazza. Inventario. Martello mazza modificato. Lo mettiamo. Beh, a posto della chiave per tubi. Ah, sono il mio rifugio, quindi non posso estrarre le armi. Vabbè. Oh, almeno quella scaletta c'ho da sotto. Questo è interrotto, quindi mi devo arrangiare anche qua da esterno. Guarda qua, dai. Via, vai, crane. Mamma mia, a stare così mi sento. E ok, fin qua ce l'ho arrivato anch'io, crane. Caro il mio crane, qua l'ho arrivato io. Ah, con la scaletta. Eh no, è chiuso. È chiuso. Ecco qua. Go, 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 crane. Quanto salire? Ah, qua ancora vedete queste scalette che fanno sciopero. Ragioniamo bene, raga, che sennò sono volatili. Che dici? Devo saltare lì? Vediamo un attimo, che non vorrei fare mosse azzardate. Saltare lì in diagonale non mi convince, ma non è un gioco, ecco infatti, che richiede di saltare così in diagonale, non al momento, quantomeno. Non mi ha ancora educato quel tipo di discorso, anche se fattibile, eh. Mi sto massacrando. Spero ne valga la pena. C'hai ragione, figlio mio. Allora, ragioniamo, ragazzi. Che tra l'altro non è come Mirror's Edge che c'ha le cose rosse in evidenza. Io non ho mica capito. Era un arrampicabile secondo voi questa cosa davanti. Come mi puzza di no. Ah sì, invece sì. Del vento sono altissimo, sono in altissimo e mi viene quasi la vertigine vera. Guardate qua, raga, mamma mia, questa è un Assassin's Creed in piena regola, la Mirror's Edge mi sta Assassin's Creed, mi sta benissimo. Ah, è sotto adesso però il meccanismo, vedete, mi sta indicando sotto io. Per eccesso di zelo sono finito sopra. Crane, ma come ti scendi giù? Crane, crane, non fare cacchiate. Crane, crane.
Quest'affare è ancora intatto. Vediamo se ne è valsa la pena. Ehi, Karim, il secondo trasmettitore è a posto. Funziona? Karim, riesci a sentirmi? Forte, sì, c'è il meteo variabile, mi chiede su Banzinga, rispondo di sì. Certo. 5.000 punti. Fatti pagare da Race, al volo. Tutto in velocità. Ah, volevo beccarlo al volo. Vabbè, ci sto riuscendo. Meglio adesso. Sei stato tu, non è vero? Rahim? Le antenne, l'ha detto Bregen. Ora le comunicazioni sono chiarissime. Sì, sono stato io. Adesso devo tornare da Race. Per prendere l'antigen. I patti erano questi. Vedi la musica, che bella. Migliorando le comunicazioni hai aiutato tutti, soprattutto il dottor Zerri e il dottor Gatt, che ora possono parlarsi senza interferenze. Stuttering, non mi crashare. Ci rivediamo alla torre. Sarò lì il prima possibile. Oh, ma proprio la tempia mira, da bastardo. E vabbè, qua mi stai tenendo, sto combattendo, sei proprio ingiusto. Boh. Ci sono le armi da fuoco, quale? Per il momento pochissime, ho solo una pistola, sostanzialmente. Sono limitate. Andiamo di qua, vabbè. Oh, anzi no, ragazzi, vogliamo fare una cosa da saggi? Io sono qua a stare facendo. Vado a sbloccarmi questo coso. Via. Che può essere sempre utile. Se no poi magari la notte faccio sette traversate, muoio e ciao belli. Fisico, eh. Vediamo un po' la presa. Opla. Mamma mia, quello si è buttato fuori dalla... Anche tu, brucia. Non vuoi bruciare? No, muori così. Bravo, che lutto, i cadaveri. Ma raga, non me la fa più quella mossa lì, non sto scherzando, guardate. Questo è calcio. Mi sembra strano. Va, vabbè. Andiamo. Muretto? Si è stutterata. Vertigine, capriolina. Beh, così. Fa poco recupero un po' di chat, hey, raga. Ray, hai un minuto? Voglio metterti in contatto con una persona che ha una gran voglia di parlarti. Ah sì? Chi è? Parlo con Kai Crane. Chi è che vuole saperlo? Il mio nome è Troy e sono a capo delle Scintille, un piccolo gruppo di superstiti nel settore zero. Il settore zero è completamente isolato. Crane, prima che tu ripristinassi le comunicazioni radio, non sapevamo se c'erano altri superstiti in città. Volevo solo dirti che ti siamo davvero molto grati. Ci hai restituito un po' di speranza. Capa di Apoison. Io... Aspettiamo, se sono felice. Se possiamo aiutarti in qualche modo, Crane, non esitare a dircelo. Scusa, intanto io, per eccesso di zelo, non ho cagato il coso. Il rifugio che volevo sbloccare. Dicevo, capita K di Apoison, mi chiede come gira, 9,70, in interna sui 90, in esterna 65-70, però a volte anche sui 45 brutti. Secondo me è collo di bottigliato ed è rimasto uguale a cosa. Al preview. Di cui non aspettavo miracoli. Mi chiede poi. Mi sono perso il nome? Ah, sì, eccolo qua. Alemar, come mi sembra questo gioco, una figata, bello. Mi sta piacendo un sacco. Porco Giuda. Ah, questo qua l'avevo provato a fare durante la sala giochi, raga, vi ricordate? Era quello in alto, mi sa. Ah no, vediamo.
così almeno c'ho il rifugino. Crane, vediamo un po' dove puoi approcciare questa cosa. Puzzle ambientale. Ciao ai nuovi arrivati. Vediamo. Opla. Survivors Inside. Classicissimo combrio. Sì, quello che ho provato a fare una sala giochi che non ho trovato. Vediamo se assieme riusciamo. Ma mi suggerite voi, ragazzi. Perché non ho trovato dove entrare. Sopra ce l'ho arrivato. Vediamo che cazzo l'ho fatto. Ok, qua. Bene. Qua. Banalissimo. Scaletta. Lo swing a volo non lo fa più. Teclan, che cazzo è questa cazzata qua? Dai. Mi fai proprio già le boss. Mi levi una delle mie mosse preferite. Bellissimo. Da maestro di Kung Fu. È stato molto bello. Sbilanciamento e giù dal palazzo. È o non è un gioco che di fare le figate, ragazzi? Cioè, esaltante. Allora, qui l'aria... Aspetta, non c'è anche qualche altro zombino, credo. Ciao. E non ti abbiamo sfrattato. Anche lo... Guarda, non mi... Vediamo se con mouse e tastiera lo fa. No. Liberato. Dobbiamo avere questa cosa, vediamo se è verde confermato. Boh, sì, dovrebbe esserci. Benissimo. La missione se ci c'è patto con Race, dobbiamo tornare da Race. Quindi qua. Sì, è strapieno, l'Holo Sim mi chiede se ci sono missioni secondarie, è strapieno. Sfide, cose magari con la classifica anche, sia di lotta che di agilità. Bello, bello, pieno di roba da fare. Sì, ciao Zaraxi. Benvenuto. Sta cosa veramente così da lotta in diretta è una ficata. Venite qua che giochiamo con le cose, va, con gli spuntoni, non quelli. A proposito, lo scudo. C'è energia chiaramente lo scudo, sì, se non è da scavare. Niente, esecuzione al volo, scomparsa nel nulla. Chissà perché. Io voglio fare la figata definitiva, ragazzi, un attimo. Quello inseguendomi. Wow. Dai, vieni qua, fatti trafiggere. Che esaltazione! Ah no, ma non scherziamo, via raga. È troppo esaltante, raga, ma come cazzo è figo sto gioco. Salve. Se tocco la bomba l'ho paura. Ah, è morto, bene. Daspin si chiede stagione lunghissimo, no, cioè sia notte che giorno, mi sembra boh, durare uguale, quasi uguali, uguali. Cioè non ho notato così. Super Bazinga mi chiede no al gioco, ma perché stuttera, ma anche perché sto streamando. Ve l'ho detto, secondo me per mia esperienza questo è un gioco CPU intensive. Cioè non c'è bisogno di leggere la news così, le cazzo così. È un gioco CPU intensive, si vede. Quindi se streamo e mi ciuccia la CPU anche per lo stream, i suoi problemi. Quindi mi esce di più dello stuttering, no? Quando gioco da solo è più fluido. Poverino, l'ho massacrato. Quindi si è colpa principalmente del coso, dello streaming. Fermo restando non è un gioco ottimizzato.
Quanta gentaglia da picchiare. Permesso. Mamma mia. Mi sento addosso. Aiuto. Faccio troppo lo scemo. Andiamo da Race. Ciao. Fra chiede se... Ciao Fra. Se lo ottimizzeranno, secondo me no, questo è definitivo. Dai qualche botta di driver, anche se in realtà sarebbero già quelli Nvidia consigliati per Dying Light. E in realtà sto tenendo disattivato il coso, il DOF di Nvidia, che mi fa brutto, non mi piace. Toh, ve lo attivo adesso un attimo, ve lo attivo. Non mi piace. Ed è quello che mi ciuccia performance. Non è niente di particolare, non è chissà quale bokeh meraviglioso. Guardate già come mi stuttera qua poi, con sto DOF. Vabbè, ma lasciamo stare. Magari sì, Crazy Max. Cioè, questo sì, è più probabile che probabilmente ottimizzeranno un pochettino una patch. Però sinceramente non me l'aspetto proprio come quasi sicuro che... Ma anche no, l'antelasing lasciamo che tanto fa cagare. È una cosa leggera. Come immortale? Ciao Sprigga, ma che sei? Robè sei? Sprigga, anche se Roberto sei? Andiamo a parlare con cosa, con Raiz, con le cose. Guarda che bello suo. Wow. Dove stai Raiz? Qua? Base di Raiz. Il lavoro è finito. Il lavoro è finito. Adesso devo tornare da Raiz e farmi dare l'antizin. Ringraziamo intanto per le twittate. Ritwittate. Tanto scusate. Ringraziamo uno per uno. Miracle Whale, Simone, David, Simone, David ancora, Luca, Galt, Twinkie pure, Twinkie. E ancora Simone. Ciao bello. Mamma mia che faccia che c'ha questo. Così che migliori. Guarda il dettaglio però che c'ha il voltino, dai. Bacione Robè. Mamma mia, questo si è pisciato in faccia. Pure ha mangiato male il purè senza cucchiaio. Oh, sei bello sto per unirti a noi. Senti. Ah, non sopravviveresti a lungo. Bene, grazie, Giamma. Che figata, praticamente tutto un altro nuovo coso. Nuova base praticamente, cioè completa, non è solo un rifugio. Tu e io potremmo diventare ottimi. Guardate questo stronzetto. Ma che bello qua, raga. Qua, salve. Questo è un coso. Come si chiama così Star Wars? Tu vendi scambi? Vediamo cosa posso vendere, roba rotta. Quasi qua la pistola che è sempre scarica. Offerta limitata per i funghi fluorescenti, diretti da Amsterdam, credo. Granata shrapnel, il caffè. Che qua nessuno c'ha la mocca per cucinare, per cuocerlo. Ehi là, gli Amendola Brothers, ciao ragazzi. Randello chiodato, me lo tengo. Su tubo il gas però lo svendiamo, ce n'ho troppe, barra pesante che se ne fotte. Questi modificati, tutto modificato. Buttiamo via. Sicario, è un bel nome, me lo tengo. Cosa che posso comprare? Vediamo il crafting, raga. In base a quello che mi manca. La regina punk, cazzo la regina punk. Manca un elemento chimico e una spranga. Capo, ce l'hai? Compra. Il falchetto al giardinaggio lo voglio. Ma cazzo, ma le spranghe qua? Un mondo senza spranghe. L'elemento chimico me lo compro. Shuriken premium. Sì, metti, questi fanno brodo. Kit, pronto soccorso, metti. Petardi, sì, metti che di notte fanno comodo. Alcol, no grazie. Grimaldello, ma sì, uno mettiamolo.
Progetto Sanguisuga. Offerta limitata. Aggiunge effetto dissanguante al miramischio. Non ora. Non ho così sete di sangue. Cioè, vabbè. Ah, no, scusi. Scusi. Con la carta la parati, un po' così, un po' da psycho. Qua un po' di riflessi fake. Cosmetici. La cosmesi. Ehi, hey, Paolino, minchia, questa sera, ragazzi, bello, bella riunione che c'è. C'è Roberto, Paolino, di Amendola. Bello. Ciao, ragazzi. Va dritto al punto quando parli con Raiz. Non gli piace perdere tempo. Scusa, sto cazzeggiando, infatti, così. Però con Raiz non cazzeggerò, giuro, capo. Vediamo sta faccia di questo. Mamma mia. Scarface. Non so chi sei, apparentemente non me ne frega un accidente. Quindi sparisci. Scusa. Raiz, aspetti, scusi, non avevo ancora disturbato. Obey. Hanno le idee chiare qua, no? So proprio niente. È venuto un momento di parlare con Raiz. Come mi tratta malissimo adesso Raiz? Proviamoci. Bene, hai svolto il lavoro che Karim ti aveva affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Posso avere l'antizin ora? Credi che basti così poco per convincermi? Hai ancora molto da dimostrare. Senti, ne abbiamo bisogno davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. Avrai Ida Bonny, dovrebbe esserci mitragliette, sì, più avanti. Prima. Ma posso dimostrarti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizin. Va bene, d'accordo. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un po' più persuasivo. Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Questo è ciò che rende forte un uomo. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Sandbox, cosa intendi? Zarkan, che mi chiede se è anche un sandbox. Scusate, qua mi perdo i pezzi, voglio essere multitasking. Gaius Poivenza, guadagnato, dai, sblocchiamo. Sandbox cosa intendi? Io per sandbox intendo un gioco flessibile, modello Dishonored o coso. O... come si dice? Mordor, che ti risponde a reazione così. C'è vagamente sandbox questo, c'è qualcosina che insomma, che è lasciata libera di interagire, tipo i sopravvissuti con gli zombie, eccetera, eccetera. Qua un momento importante, raga, granata fai da te. Baratto, ha fatto un cazzo. Aggiusta tutto, formule. Questa cos'è? Mimetizzazione. Ah, questa è una ficata. Questa è una ficata. Nico mi chiede se è ottimizzato bene per PC. Guardate, raga. Qualcuno linka il provato che ho fatto l'altra volta, per favore. C'è scritto in fondo là, così una volta per tutte. Secondo me non troppo. Non è uno schifo. Deve essere peggio, per quello che sto sperimentando io. Però c'è dei colli di bottiglia. Quindi cosa devo fare? Ottieni le indicazioni per raggiungere i siti. I siti internet? Scusi, multiplayer.it? Ah, amico mio! Vincenzo Lettera questo, ciao Vincenzo. Grazie a Raiz. Sì, e perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Tanto devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. Che insediamenti? La prima è l'officina Will Station di Jaffar, appena est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare. Ma tu saprai essere convincente. Parlavaci. Dico bene? Dovrò esserlo per forza. Ok. Quindi patto con Raiz, contatta il Gre. Vediamo la mappetta. Posso usarla? Vabbè, usciamo. Usciamo, cioè ne. Vedere che Raiz non ha rispettato la parola data non mi ha sorpreso più di tanto. Ma non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Eccoci qua, fa caldissimo, sto anche sudando io. Vediamo la mappetta dov'è? Ah, ed è qua, dai. Ok. Inventario, che mi piglio robine che mi sono magari... chiave per tubi, cose così. Bah, c'ho già tutto. C'ho anche gli shuriken premium. Shuriken, a me. Ehi, la fra, ciao! Viva gli zombies!
In equilibrio, mamma mia, ormai sto gioco veramente un nuovo palleggio, guarda. Bada. Così, balzellone, balzellone. Oh! Qua bella. Avete visto? Faccio il figo. Mazzot. Non dovete mai sottovalutarli. George Romero mi ha insegnato questa preziosa lezione. Piove pure. Ma è carino. Questo è un altro punto perché è un rifugio che ho sbloccato. Carina la pioggia, no? Cambia anche proprio la fotografia, no? Trovate, eh? Scusi, sono in fretta, permesso. Vai, facciamo gli acrobati qua sopra. Ah, si scivola che piove. Proviamoci. Così, giusto per far sempre gli scemi noi. Ok. Rotolino. No, così appoggiatino. Sei stanco, Crane. Non c'è più il fiato di una volta. Sopra, mi dice. Che sarà là, eh? Bella la pioggia, eh. Qui Crane. Parla pure. Devo fare un altro. Ciao, lavoro di Raiss. No, non scuola. Gira con la Real Engine. Raiss storce denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada sì, a sì, sì, quell'illuminazione strana, così. A volte si succede. Ricorda qual è la posta in gioco. Quasi come se le cose fossero luccicanti per loro. Passo e chiudo. Che bello questo blu filtrino di Instagram. E uno è fatto. Fai un prelievo dell'officina. Che bello, mi piace un sacco quando disperato prova ad arrampicarsi. Allora, intanto il segnalino blu me lo levo che mi ha rotto quello che non posso dirvi. Ah, graficamente piace, non è niente di eccezionale. Io ho sempre questa così pulsione a fare air de più. Stai indietro, questi non sono fatti tuoi. Col cazzo. Io sono il Batman. Vedete, li parlano. Coinvolgiamo un po' di zombie, vediamo cosa succede. Vediamo il fatto sandbox, va. Ah no, in DT c'erano gli zombie. Che bello. Ah, che bello. Ah, raga, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, quello schiva e becco lo zombie. Minchia, ma che figata. Scusi, adesso io ho fatto io un favore. Grazie, me lo dicono tutte, soprattutto le raga. Sì, sono così. Un po' come mi chiamate voi. Bravo zombie, stai lì. Mi ho tagliato la testa alla persona. Aspetta, dammi la mannaia. Aspetta, è al volo. In mezzo all'aria. Lo giuro. Oh my god, braccio e coso in un colpo solo. Bravo, tu continua a farti ristare. Zombie, ma non è che li mozzichi a loro? Zombie, mozzica. Sono buoni come me, allora. Sono freschi uguale. No, niente. Questa è un po' la limitazione io. Sto ninja. Salve. Così, scusi. Aspetti che... Innocenti a salvare, che ho fatto giustizia della notte. Credevamo di essere spacciati. Credevamo che piovesse per sempre. No, ma caccia fuori la ricompensa, che hai capito, frate? Non voglio nemmeno pensare a cosa ci avrebbero fatto quei bastardi. Sono felice di essere ancora vivo. Ricompensa? Ma io può finire così. Ok, XP mi hai dati, ricompensa denaro. Potete andare, vi voglio bene. Tanto un cazzo po- di mordicarne! Un cazzo di mordicarne. Ah, usa mimetizzazione. Cos'è sta figata? Vediamo. Cosa vuol dire usa mimetizzazione? Vediamo. Ah, come ha fatto in Walking Dead, no? Sono mimetizzato adesso.
Wait. No, me l'ha ucciso! Anche. Ma non lo uccidi tu, ma vattene! Raga, avete visto la figata che mi ha fatto la spagoletta per saltare? La figata. È una figata. Di cosa stiamo parlando? Tira su sta roba e fatti rispettare. Bella la gonna. No, se muoio adesso sono un po', vabbè, sono inqualificabile. Wow. Ciao Krugen. Beh, allora sim, bug mi chiede, in realtà non così grave, però boh, non lo so, non mi fa più l'esecuzione al volo che la mia preferita, c'è questa. Vabbè, questa è una arma a due mani, prendiamo una mano, va. Così, cioè, dovrebbe farmi l'esecuzione al volo. Qui l'altra volta facevo il ninja nell'altro long play e non lo fa più. Non so perché, è pure sbloccato. E anche il pestone non me lo fa più. Ma boh, vediamo, poi indragherò insomma un attimino. Scusate, io vorrei finire di lottare i cadaveri delle persone, perché insomma danno anche delle belle armi. Mamma mia, come li ho conciati. Le armi qua sono perse in mezzo alla cosa, però. All'erba. Sì, non si vede nulla. Molto splatter. Niente, dai, andiamo, dai. Obiettivo. Rim, sono vicino al Will Station. Se ne hai messo di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Quella è solo la prima tappa. Figurati se ne è chiuso. Apri. Guardate il materiale comunque della tutina. Sembra veramente quello da runner, eh. Qua non si apre. Vediamo come risolvere questo puzzle ambientale. Qua si apre. Cippa lippa, figurati. Oh, è da qua dietro allora. Sei Jafar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante, l'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Race, gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene, che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al collo di Race? Ciao Sniper Maggot, grazie alla compagnia. Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Okay, ciao a chi va, ragazzi, cazzo. Ciao! Sei davvero uno degli uomini di Race? Ciao Mazzazzo. Solo voi sapete essere così gentili. Buon gioco. Ecco i tuoi soldi, prendi. La prossima volta che torno. Non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa. Fatti quelle basette che fai cagare. Ma non farmi del male. Oh, XP. Tanto qua lootiamo, cosine. Ti. Oh, bello questa cosa. Oh, c'è anche quella consistenza, vedete, plastica. Guarda che bello lo shader, però. Scendere proprio da cosa, come si chiama, da pittura di questo tipo di muro, e scendere un po' più plasticoso, invece lucido, per quel tipo di carta. Bravi polacchi. Mi piacciono questi dettagli. Questo cosa sta fumando? No, fa vedere la faccia? Sì, vabbè, questo. Vedete, i casi umani. Insomma, c'è di caratterizzazione, via. Oh, ma siete dei tignosi, però non c'è nulla nella vostra casa qua. Quindi devo persuadere Jafar. Jafar, quale dei due? Forse quello fuori? Karim, sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ciao, Jiden. Funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. E lì incontriamo il loro emissario. Guarda come... Oh, salve. Via, via, che spore, via! Spettacolo! E attiri gli zombie nei paraggi. Spettacolo. Queste reazioni così.
Questa è una runner, vedete, più agile del previsto, del solito. Povera questa. Oh my god, aveva anche i polmoni esposti. Ciao, The Edge. Raga, aspetta un attimo qua dentro perché volevo scambiare col tipo. Figurine. Ma che posto è questo, scusa? Scambia cosa? Ah, vendi. Cosmetici non servono. Sì, si usurano, Dylan. Compra. La spranga di ferro. 10.000. Una spranga costa così tanto. Non ce l'ho 10.000, capo. E tu? Perché tu sei un po' psicopatico. Vediamoti. Sì, sei un po' così ticchettivo sei, eh? Boh, andiamo. Mamma mia, qua mi gira a merda in questo momento. Sì. Crane, come va, amico? Gira male. Sbrigando dei lavoretti per Raiz. Molto potere. Un sacco di gente lo teme. Non posso mettermi nei guai, però faccio sempre il pirla. Abbiamo quasi esaurito l'antigen. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Vedete, le minacce zombie, raga, non sono cose da valutare. Lo so. No. Volevo solo ricordarti l'importanza della vostra vita. Dimentichi che anch'io sono infetto? Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a tornare presto alla tua. Fiatiamo un attimo. Tuffino. Mamma mia! Faccio lo scemo, faccio un buffone di merda sono, scusate. Tanto per dare anche i soldi. Dylan, c'è questa ambientazione che sappia io, è sicuramente quella più arabeggiante. Non so se c'è altro. Stanno fatto il gioco di parkour qua. Per evitare i combattimenti, ci sarà un perché, non è che posso fare sempre lo scemo. Sentivo un coso. Dai. Sono schiantato male, ma. La pendenza, la bomba, ha spintonato via. Salve! Sì, Pendergast è molto Mirror's Edge, molto, proprio con competenza l'hanno ricalcato, bravi. Ciao Arikos, è amico da questa parte, eh? Sì, ebbene? Ciao, questa parte che vuoi? Niente, eh? Chiolino? No, vabbè. Pardon, fatemi vedere esattamente dov'è. Incontro il corriere all'ingresso della galleria. Qui è la torre che parla. Ricordate, se non riuscite ad arrivare alla torre, raggiungete il centro vicino e attendete l'alba. Wow, l'inferno, ragazzi, l'inferno. Che succede? Poi ci sono già stato nel preview. Sì. Guardate quanta poesia, silhouette di zomba. Fatene là. Sì, questa è la zona che ho fatto nella cosa, nella sfida. Qua è pieno di zombie maledetti. Accidenti era quello. Carino. Bellissima. Ho appena assistito a uno spettacolo incredibile. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpiscono.
colpisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Mi stai prendendo in giro? Mantieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del corriere? L'hai visto? Bella anche qua, molto moody. No, non ho visto nessuno, tranne gli zombie. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. Cerca un uomo di nome Gursel. Anche questo è uno zombie che ho incontrato come preview, andando a fare questa sfida qua senza questa scenetta, vedete, mi ha fatto vedere per la storia. Fighissimo, molto bella la regia. Bravi. La regia soggettiva è molto competente e... mi sa che di qua si va nella sfida, raga. Rimalleghiamoci. No. 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 Vado a fare quello che ti dico io. No. No. Sì. Coltello da? Interessante, vediamo. Progetto. No, scusate, inventario. Coltello corto di sossatore. Sexy. Ha posto la barra pesante, però dai, barra pesante. Un progettino così delicato. Fiamma dello chef, basta. Regina Punk, mi sa che non la faccio, la farò mai. Saldatore. E beh, chiaramente saldatore. Ah no, mi manca. Peggio per te. Facciamo il peggio per te, se no letta esecuzione. Acqua corrente. Niente, mi sono giocato tutto. Stick bomb. Mi mancano 20, 19 alghe subacquee. Ah. È molto l'atmosfera, no? Vedete come cambia anche il registro? Boh, per me è un giocone, veramente. Yokones, Yokones, Yokones. Qua dove si è spatusciato, torniamo al villaggio, allora. Oh yes. Ciao ragazzi, vanno via le mendola, ciao raga. Scusate ma... Qui Jade, se qualcuno di voi non ha ancora raggiunto un posto sicuro, che lo faccia subito. Quali notti, state perdendo tempo. Però scusate, il villaggio, come lo raggiungo? Ah, il villaggio dei pescatori. Credo che devo fare il giro lungo così. Passando per il mare, praticamente. È una runner maledetta. Guarda come rotola. Che bella zona costiera qua. Così vedete, sul monte. Armi da fuoco, rispondo per la 40ª volta, non è colpa tua, ovviamente non c'eri, è che per il momento ho solo una pistola, sicuramente ce ne sono, come mostrato anche nel materiale promozionale. That's it. Mamma mia. Via. Via così, così. Oh, guardate che bel parkour. Dinamico. Andiamo nei pescatori, mannaggia cazzarola. Sta diventando notte, raga, qua vedo tanti di quei guai. Che metà basta. Beh, spero che mi offra almeno un'insalata di polipo. Bello lo scelto della mano, guardate che bella la pelle. Viaggio di pescatore di qua. Sì, direi proprio di sì. Qua? Una duna svaleggiabile? Cerca. Solo 9 dollari. Mamma mia, ci sono più. Vedete, si può nuotare. Anzi, mi piglierei le alghe così faccio lo sticky. Non entri? Non entri? Non entri all'alto? Ma le alghe?
Sono queste le alghe? No. Quelle che fanno fare le sticky bombs. Niente, non sono queste. È notte, raga. Come la vedo male. Come la vedo male. Speriamo, Sara. Salve. Ma cazzo, ma il villaggio... Ah, è in alto, ma non sono pescatori a questo punto, sono montanari. Oh, ripeterò, non smetterò mai di ripeterlo, guardate com'è l'atmosfera. Madre, dove cazzo vado? Mi sto allontanando dai villaggi dei pescatori, però mannaggia. Sono salvo qua? 180 metri. No, direi di no. Questo si spaccia. Ma il villaggio come lo raggiungo, ragazzi? Scusate, è finito il mondo. Mi stanno trovando? No, mi stanno trovando e come? Mamma mia, proprio la stutterata. Friggitoria. Ma ci dà anche una spinta a questo. Asta la vittoria sempre. Ragazzi, mi sa. È cattivissimo, ragazzi, è cattivissimo. Aspetta, no, non puoi seguire ancora, dai, facciamo la pace. Quante ce ne sono? Via. Via. Oh, 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 aiuto! Una follia. Spiego dove cazzo sia il villaggio dei pescatori. Vabbè, me lo ricordo di giorno. Guarda che figata. Ditemi se non è un gioco intenso questo, raga. È bellissimo. Spegni sta luce. Tiro un attimo il fiato. Scusate, c'è un po' di cagarella. Sì, anche Siegfried, ma non ho avuto il tempo di mettermi le budella. Edge, veramente bello questo gioco. Non so più con quali termini esprimere, quali faccine. Però quasi quasi adesso lo disinstallo, continuo con H1Z1. No, no. Sono cattivi, sono. Di qua, di qua, di qua. No, Crane, non morire, Crane.
shooteranno proprio adesso, maledetto. Aiuto! È la follia. Si può fare tutto in coop, l'Holosim. Sì, ma Pendergast ve l'ho mimetizzato 2 ore fa, ormai mi sono già lavato. Ciao, benvenuti. Come non sono credibile. Mamma mia, mi sto strizzando veramente. Ma mi sto tipo divertendo. Una fica. Si posso cazzi sto strati. Allora. Comunque sto. Allora, io intanto faccio così, guardate, va. Mi concedo sto lusso che. Giorno. A proposito, mi posso cambiare qua. Nascondiglio. Completi, cioè completo da runner. Che è quello che addosso io. Esploratore, atleta. Vestiti puliti, facciamo vestiti puliti, anzi no, esploratore. Ok. Manine. Ma intanto hanno droppato un coso, no? E ragazzi, io ci rimango mai, devo riuscire a parlare al villaggio dei pescatori. La notte è terrificante, ma veramente cambia registro. Minchia, veramente, Aprix. Agris, scusami, sì, ma mi ha dato 1 milione di XP per quell'inseguimento. Allora, villaggio dei pescatori, mo ce lo studiamo. Sì, salve, un cappuccino per me, grazie. La brioche vuota. Buongiorno anche a lei. Fiatiamo. Ah sì, scusami Sara. No, no. Ma poi in realtà così H1 mi invito a leggere il mio provato. Non è tutto bruttissimo, tutto indifendibile, anzi, cioè. Mi sta quasi simpatico. A prescindere quasi. Salve. Allora. Boh, mi dà quasi l'idea di essere in un'altra location, caspiterina. Vediamo. Ok. Tuffone. Oh, guarda, la merda esplosiva adesso fa parte del... Via. Avete visto un fatto? Io ho fatto la rincorsa adesso per scavalcarli, ma c'era il tetto basso, diciamo lì, il soffitto basso, e mi ha sbattuto. È una cazzata, però ci sono dei giochi in cui... cioè le mosse predeterminate in cui sbagli le cose. Poi alla fine viene rispettata la fisica sempre in movimento. Bello. Bravo. Te. E faccio lo scemo. Vediamo, va. Ah, ciapa, va. Allora, che bomba è la mia? E la sfiga fatta bomba la mia. Mamma mia, i runner, mannaggia loro, raga, i runner. Cambiamo arma. Vedete che questa è ancora mezza umana, dice, please, dice poverino. E nel frattempo arriva anche un approvvigionamento aereo. Minchia, succede un botto di cose in sto gioco. Dai, tuffino. Ok. Tuffotto. Io sto situazione di cose. Allora, fai il secondo prelievo qua. Come ci arrivo qua? Sembra... boh. Perché... sembra accessibile. Andiamo, va, proviamoci. Salve, ha una bruttissima cera. Allora. Io sto guardando la posizione sbagliata. Lui è qua. Ok.
Proviamo così. Ah, c'è tutta una spiaggetta di nudisti, no? Come finisce qua, altro che spiaggetta? Vediamo se è vero. Finisce il gioco qua. Cazzo, devo andare. Sì. Sì, Lollo, sì, si può giocare in co-op tutto il gioco. Oh, viaggio dei pescatori, zona nuova, raga, non l'ho mai vista questa. Trinciatore sono molto fluide, molto. Cioè, veramente pulite al 97% per me. Cioè, con quel 3% di rischio. Ma sto bar? Figata. Ragazzi, intanto devo controllare le ore. Abbiamo una decina di minuti ancora. Purtroppo abbiamo un long play limitato. Cazzo, una bella domanda. Mi chiede se l'uso delle armi. Sono appena fuori dal villaggio. All'interno c'è. Ma che cazzo è successo? Allora, è snervante come dei Dylan. Sì, però poi puoi livellare un'abilità che te la fa consumare di meno un'arma. Sì, comunque sì. A volte proprio. Se non ce la facessi, dovrai vedertela con Raiz. Ricorda che bello qua di giorno. Vedete la comunità di cose, di rifugi? Questo l'avevo sbloccato nel preview. E c'era anche una bambina nascosta con una piccola quest. Che bello di giorno qua. C'è solo di sera. Bellissimo, non è bello? Questo è il loot che si è rigenerato, che ci avevo già passato. Ah, questa è la statuina. Collezionabile. Poi ho già raccolta qua, mi sa. Vabbè. Orsacchiotto. Fa molto metro il mio 33. Vabbè. Ancora qua a lottare. Domani lo stream ancora, ragazzi, su Multiplayer qua. Sono sempre io e streamerò ancora codesto giochino. Bello. Bello, bello. Ciao, bello. Faccio troppo il troll. Faccio troppo il troll, faccio. Poi mi merito gli schiaffi. Dying Light tutta la vita. Chi deve fare Far Cry 4 e Dying Light. Dying Light. No, proprio senza pensarci manco un secondo. Dying Light e Far Cry 1. O Crysis 1. O Stalker. Su Steam è già uscito Lollo. Poi dopo è uscito tra il 27 e il 30. Allora, qua cosa dobbiamo fare? Chiudi l'ingresso e libera il villaggio agli infetti. Ok. Welcome to the Island qua intanto. A volte sì, sai Gigi? Ci sono missioni che ho fatto tutte le notte, a volte sì. Mamma mia, proprio. Il villaggio dei morti. Questo è un pugile. Mamma mia. Quello? Oh my god! Ah no, quello esplosivo! Ecco cosa avevamo ucciso prima! Ciao Dylan! Che cazzo, scusate, cosa mi aveva ucciso prima? Perché sono curioso, ho visto tutto, mi sembrava strano. Porco Giuda. Arco Giuda. Go. Dai. Crane. Capriolona. Vediamo se è già lottabile qua. Sì, vedete, ce l'ho passato prima. Ho trovato 9 dollari. Ha contato nulla adesso. Risponderà dopo allora il loot. Cazzo, quello lì esplosivo mette in difficoltà a livello d'approccio. Bisogna aver scoperto qualcosa. Vediamo, shuriken, ce li ho, no? Non tirare niente. Ho sbagliato. Ma gli shuriken non ce li ho, raga. Eh no, c'ho i petardi.
Finite? Se percussioni belle così. Moody. Ora scusate che non posso trasgredire le due ore. Abbiamo 5 minuti, dai. Ce la posso fare. Salve signori. C'è un fiatone qua. Dov'è il merdone esplosivo? Che c'ho paura. Avessi il pestone, raga, non me lo fa più. Vai. Si lasci toccare, signorina. E uso anche la mimetizzazione. Vedete che ha un trade-off a livello di visuale? Scusi, non la vogliamo. Chiudere l'ingresso prima che arrivino altre fottute calunnie. L'ingresso l'ho chiuso uno, no? Come sembra chiuso? Ah, c'è rimasto solo uno zombettino così? Mamma mia, oh, come t'ho disciubato proprio. Ce l'ho fatta, più 5.000. Cerca il leader delle capanne. Quanto tempo abbiamo, ragazzi? 3 minuti, dai, sì, ce la facciamo. Cerchiamo il leader delle capanne. Diario di battaglia. Vabbè, poi me lo leggerò. Potrebbe... Ah, non è la prima volta che mi fa cercare in giro, vedete? Ehi, c'è nessuno? Shh, non gridare! Così attiri mostri! Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Raiz. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Più avanti, Toskiden. Fucili e cose. Non più niente! Diglielo, Firkin! Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi. Torno domani sera, ragazzi, Firkin comunque. Picchierà. Picchialo, Firkin. Ne avete abbastanza. Senti, non voglio guai. Ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Ah, il pizzo, non vedete, è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te e per la tua donna. Non puoi minacciarci così. Picchialo, Firkin. Falla finita. Sì, picchia, cazzo, picchia. Ho capito. Ciao, Emma. Ecco, sì, sei andato tardi. Un vero uomo. Quasi quasi più tardi lo striscio ancora. Io va. Vado. Poi credo vediamo. Che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Raiz. Domani sera su multiplayer torno dalle 9 alle 11 come al solito. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è ancora un ritiro da fare all'attracco dei traghetti sul vecchio molo. C'è un traghetto? C'era, ma la marina militare l'ha affondato. Ricordo che decine di persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Allora lì c'è un sito. Procedi verso est e lo troverai. Ciao, buonanotte, grazie della compagnia. Variazioni. Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate. Fai il terzo prelievo all'attacco dei traghetti. Che bello però, e bei colori. Attacco dei traghetti, ragazzi, mi sa che ora. Ne ho un minutino. Niente, ci salutiamo. Ci si becca domani sera. E niente. Grazie alla compagnia. Quando mi sentirò pronto, scriverò la rece di questo bel giochillo. Che sembra esserci veramente tanto. Poi, ragazzi, la roba da fare, tutto. Esplorazione, combattizione. Oh, questi. Guarda come sono. Li ha messi apposta, se così spioventi. E niente. Grazie alla compagnia, ragazzi. Buonanotte. Ciao.